Deve esserci un errore di calcolo. Sì, è così. Ho bisogno di una matita. Buongiorno, avrei bisogno di una penna. È urgente, sa, ho un esame a breve. Sicuro? Sono 2 euro. Scusi, veramente qui c'è scritto 1. Deve aver commesso un errore. Nessun errore. Almeno cerca di contribuire alle entrate di questo Stato. Invece di migrare qui e succhiare via risorse e denaro alla brava gente che lavora onestamente. Questo è l'unico posto in cui dovreste andare il prima possibile. Fanno dei prodotti eccezionalmente resistenti, per cui anche se dovessi ingrassare... Mi sa dire l'ora? No, mi dispiace, non ho l'orologio. Va bene. Non posso più farci. Collins! Collins! Sai che ore sono, vero Collins? Significa? E rimettiti quei cazzo di occhiali che sembri un coglione con quella cazzo di faccia! Ma sarà possibile che tutte le volte... Fannulloni come te, li metto sul lastrico, hai capito? E adesso tieni questo. Prendi questo e le tue cose. Sei licenziato. Licenziato? Hai sentito bene. La vita è una questione di scelte, Collins. Certo, non ho scelto io questo. Non sono ubriaco, ma sobrio, senza un posto dove andare. Ciao, dici chi sei. Il mio nome non importerà alla maggior parte di voi. Lo stesso vale per il lavoro che faccio. Sono uno scrittore, senza un soldo. Ma solo perché quello che scrivo non è quello che la gente vuole sentirsi dire. E dunque, quando hai iniziato a bere esattamente? Mio padre mi picchiava da piccolo. Giuro rimpiango quei giorni. Che le botte almeno un certo limite ammazzano. Poi la violenza esiste fin dall'alba dei tempi. L'amore no. L'amore è peggio, cazzo. Inventato dall'uomo
non condannare la propria esistenza al limitativo appellativo di riproduttore seriale di se stesso. Un modo ridicolo per dare spessore all'istinto naturale del sesso. Ma tanto anch'io produco quelle schifezze che mi fanno sentire innamorato. Cazzo però. Almeno tutto questo avesse la decenza di ammazzarmi una volta finito. E invece no. Mi lascia a fiato corto, agonizzante, in attesa del colpo di grazia, come un fottuto cane! Io sono stufa, Michael! Voglio un marito, non un vagabondo! Tesoro, tesoro, io ce la sto mettendo tutta. Evita di cercare storie inutili. Non sei mai in casa e quando ci sei stai sempre sui libri e mi trascuri. E per di più hai perso anche il lavoro. Ma lo vuoi capire che a noi quei soldi servono? Non posso lavorare soltanto io! Tesoro, amore. Ascoltami, io sto cercando di migliorare la nostra situazione. Certo, certo. Facendoti licenziare. Tesoro, quando passerò gli esami, vedrai che... Ma quali esami? Che diavolo dici? Quando diventerò astronauta, vedrai che tutto si sistemerà. Astronauta? Michael, sei ancora lì? Lo sai che non hai mai passato l'esame medico? Vogliono 10 decimi di vista. È finita. So quanto ci tenevi, ma Michael, è trascorso un anno ormai. E tu pensi che un così banale difetto possa fermare un sogno? Io ce la posso fare! E io voglio il divorzio, Michael! Pure la verità è che posso essere apatico quanto voglio, ma in fondo non riesco a fare altro che amarti come nessun altro. Pure oggi. Deve essere una bella giornata.